Amici di PlaySport, appassionati della pallamano, benvenuti al Pala Gems di Tour di Quinto in Roma. È la quarta giornata del campionato di Serie A, girone C, Lazio-Albatro. I biancocelesti primi in classifica cercano il Pogar di vittoria, mentre i siracusani provano il riscatto dopo due sconfitte consecutive. Andiamo a leggere le formazioni, partiamo dalla Lazio. Langiano ha convocato 14 giocatori per questa partita. Numero 1 Corvino, numero 16 Dovere, 12 Gionta, 7 Pannelli, 8 Paolone, 10 Simone Langiano, 14 Cinci, 6 Menna, 5 Di Marcello, 11 Di Sabatino, 3 Fatale, 19 La Monica, 13 Giorgevic, 18 Pogliana. Risponde l'Albatro con il numero 16 Vasquez, l'8 Mattia Calvo, 11 Andrea Calvo, 19 Giannone, 7 Brancaforte, 5 Ragusa, 14 Conegliano, 13 Di Stefano, 10 Prestia, 2 Corsico, 25 Quattrocchi, 23 Russello e 1 Mincella. Il tecnico dell'Albatro è Roberto Vinci. Gli arbitri sono Vincenzo Chiarello e Sandro Pagaria di Palermo. Tra qualche istante prenderà inizio la partita, partita che sarà preceduta da un minuto di raccoglimento per ricordare Nuccio Cassia, il suocero del coach di Siracusa, scomparso proprio in mattinata. La Lazio, vi dicevo, ha 8 punti in classifica, frutto di 3 vittorie. Al debutto il successo contro il Conversano, 32-29. Poi la vittoria a Palermo ai tiri di rigore per 33-32. E infine il successo nel derby, 35-31 contro il Gaeta a Puntinia. L'Albatro invece 2 sconfitte contro Fasano e Conversano, al debutto invece il successo sul Benevento 26-24. Siamo pronti intanto per il minuto di raccoglimento, lo osserviamo anche noi. Osservato dunque il minuto di raccoglimento alla memoria di Nuccio Cassia, il suocero del coach di Albatro Giuseppe Vinci. Siamo pronti dunque per l'inizio della partita. La Lazio in maglia bianco-celeste attaccherà da sinistra verso destra. In campo ci sono Corvino, Giorgevic, Di Sabatino, Pannelli, Menna, Paolone e Di Marcello. Ancora qualche istante, gli arbitri ancora aspettano di cominciare, i giocatori della Lazio approfittano per fare alcuni scambi per scaldarsi. Alcuni dettagli ancora da sistemare, allora ne approfitto anche per dirvi la classifica del girone C. La Lazio e prima con 8 punti, al secondo posto Conversano, Fondi e Fasano con 6, Palermo a 4, l'Albatro e il Chieti a 3 punti, Gaeta e Benevento chiudono il girone con 0. Iniziata la partita, la Lazio in avanti con Di Marcello, poi attacco sulla corsia di destra, la palla torna ancora al centro da Di Marcello, fanno girare la palla i giocatori biancocelesti. Il team siracusano difende con un 6-0 e poi arriva il tiro in doppio appoggio di Menna, il muro dei giocatori dell'Albatro, ma la Lazio insiste, 33 secondi, Lazio 0,
Albatro 0, ancora Di Marcello. C'è un fischio dell'arbitro, punizione per la squadra siracusana con Vasquez, poi Mattia Calvo. Siamo dall'altra parte con Giannone. Brancaforte, ancora Mattia Calvo, fa girare la palla anche la squadra siracusana. La Lazio difende in maniera grintosa. Qui siamo sulla linea di 9 metri, la conclusione e la rete dell'arbitro con Brancaforte. Si sblocca il risultato dopo 1 minuto e 15 secondi. Lazio 0, Albatro 1. Giorgevic, poi Di Marcello, Menna. Pannelli a dare fastidio in mezzo alla difesa dell'arbitro. Di Marcello, poi ancora Menna, arriva Giorgevic e l'1-1 con il gol di Giorgevic. Occhio però di partenza veloce dell'arbitro, arriva anche il gol del 2-1. Ci sono un paio di minuti sanzionati a Di Sabatino. 2-1 per l'arbitro, la rete è stata realizzata da Andrea Calvo. 2-1, partenza difficile, si gioca punto su punto. Ora la Lazio è anche in inferiorità numerica. Menna, Paolone, Giorgevic, Pannelli in posizione di ala destra, adesso fa il movimento a tagliare il campo. Paolone, Giorgevic, buono lo schema da Lazio, ancora Giorgevic in doppio appoggio, rete del 2-2. Occhio però subito ripartenza del team siracusano. La Lazio soffre queste ripartenze dopo il gol realizzato. C'è cartellino giallo per Angelo Pannelli, 9 metri per l'arbitro. Ricordo il minuto e il punteggio, siamo 2-2 tra Lazio e arbitro al secondo minuto e 26 secondi di gioco del primo tempo. Lazio sempre a rimontare in questo inizio di gara. Si scambiano un po' di opinioni il capitano Fabio Pallone con Giorgevic. Intanto tiro dai 9 metri per l'arbitro sul pallone Conigliano, Brancaforte, Mattia Calvo, ancora Mattia Calvo che riceve, Brancaforte, scambiano i due giocatori siciliani, poi si va dall'altra parte a sinistra, è la doppietta di Andrea Calvo, il tiro in estensione di Andrea Calvo e l'arbitro torna nuovamente vantaggio 3-2. Un po' di tensione in casa Lazio. Langiano aveva detto a Vigilia: questo è un banco di prova importante per noi. La Lazio sta soffrendo l'avvio ovviamente siciliani, ma prova a reagire con Giorgevic che subisce il fallo, quindi questa volta i 9 metri sono per la Lazio. Lazio 2, Albatro 3, 3 minuti e 10 secondi del primo tempo. Di Marcello, tre pari, la risposta bianco-celeste con il nazionale azzurro Di Marcello, tre pari. Brancaforte, la solita manovra dell'arbitro con Giannone. Mattia Calvo affrontato da Paolone e la palla riconquistata da Pannelli, però con un fallo, e quindi 9 metri per l'arbitro, tre pari, sempre il risultato tra Lazio e arbitro. Brancaforte, Calvo, Giannone, ancora Giannone, aggredisce la Lazio in difesa, la grande parata con il piede di Corvino sulla conclusione di Andrea Calvo. Occhio alla Lazio che potrebbe tornare, anzi andare in vantaggio, anzi no, perché la grande parata di Vasquez, ma viene sanzionato un fallo al numero 14 Giannone, quindi tiro di rigore per la Lazio, che ha dunque la possibilità di andare per la prima volta in vantaggio in questa partita. Dei 7 metri pronto già Giorgevic,
Djordjevic contro Vasquez. 4 minuti e 26. La finta di Djordjevic. Ecco il fischio e l'abbio, ancora una finta e la rete. 4 a 3 per la Lazio. Primo vantaggio bianco-celeste. Adesso Djordjevic si prende un cartellino giallo per aver invaso il campo nel momento della rivista del gioco. 4-3 per la squadra biancoceleste, che ha dunque ottenuto il primo vantaggio dell'incontro. Giannone, Calvo, ancora Mattia Calvo, attenzione, lo spazio al centrale, qui la difesa della Lazio si è allargata. La squadra in maglia nera ha realizzato il 4 pari. Qui c'è infrazione di passi segnalata a Menna e quindi ancora la ripartenza veloce dell'arbitro e la grande parata di Corvino, che si è opposto a Giannone. Si ferma ancora il tempo per Giannone, che è rimasto a terra. Si rialza il numero 19 siciliano. Siamo 4-4, 5 minuti e 27 secondi. Riprende il gioco al Pala Gems di Tor di Quinto. Paolone, Menna, Di Marcello, Djordjevic, il solito lavoro sporco di pannelli al centro dell'area. Djordjevic si fa vedere di Sabatino, ancora Djordjevic, Di Marcello e di Sabatino in posizione di ala destra, perde il pallone. Allora possibilità ancora per l'arbitro, l'arbitro veloce con Giannone, Calvo e Giannone, da lì arrivano i pericoli per la Lazio e le urla di Pino Langiano dalla panchina. Calvo ancora gira per Giannone, la Lazio serve il gioco della linea dei 9 metri. Calvo, i due fratelli duettano, poi l'azione si velocizza e subisce fallo di Marcello. La Lazio può respirare. Eccolo qui Di Marcello, veloce per Menna, si allarga Paolone, la palla è per Djordjevic, forse subisce un fallo, si fa male Djordjevic, colpito all'anca e l'arbitro sospende il gioco. Minuto 6 e 38 del primo tempo, Lazio 4, arbitro 0, arbitro 4 scusate. Situazione di parità, Djordjevic è rimasto a terra, proprio il giocatore, intanto ora si rialza. Dicevo Djordjevic, giocatore che ha regalato l'unico vantaggio della Lazio in partita, quello del momentaneo 4-3 sul tiro di rigore, uno dei giocatori dei pallamanisti più rappresentativi. La squadra biancoceleste. Paolone, Di Marcello, ancora il centro di Marcello, fa girare la sfera, veloce la Lazio, il movimento di Fabio Paolone, incrocia Djordjevic, la finta sulla conclusione, poi si impappinano i giocatori della Lazio e permettono agli ospiti di partire in ripartenza. Entrato con il numero 13 di Stefano, intanto, che riceve il pallone. Calvo, Giannone, ancora Calvo, aggredisce la Lazio, perde un tempo di gioco l'arbitro. Ora però insiste la squadra siciliana, il fallo di Menna, che riceve anche un cartellino giallo. 9 metri per i siciliani. Lazio 4, arbitro 4, 7:50 del primo tempo. Si gioca punto su punto al Pala Gems di Tor di Quinto. Giannone, Brancaforte, ancora l'attacco dei siciliani sulla sinistra. Brancaforte, Giannone, lo attacca Djordjevic e lo cintura. Automatico il fallo.
Ancora la cintura di Giorgic. E anche il fallo di Menna allo stesso modo. Ancora 9 metri per l'arbitro. Calvo, la finta, ancora la parata con il ginocchio di Corvino che sta salvando il risultato. È già la terza parata importante del portiere della Lazio, è rientrato dopo l'esperienza a Setúbal in Portogallo. Lazio 4, Albatro 4, 8 minuti e 34 secondi del primo tempo, partita complicata ma si sapeva. La Lazio era attesa da questo banco di prova contro la squadra siciliana, reduce da due sconfitte, sì, però contro due squadroni contro, come Fasano e Conversano. La Lazio 3 vittorie su 3, è una delle serie candidate alla conquista dei playoff. Intanto la risposta di Vasquez sulla conclusione di Giorgic. Il risultato rimane sempre di 4-4, 9 minuti e 15 secondi di questo primo tempo. Anche i portieri protagonisti, Corvino da una parte, Vasquez dall'altra, grandi parate per entrambi. Giannone si è spostato da sinistra in posizione di centrale, alternando la posizione con Calvo. Arriva il gol del 5-4. Ora partenza veloce della Lazio che cerca subito il pareggio, ma ancora Vasquez su Di Marcello. C'è cartellino giallo per il numero 8 Mattia Calvo. L'arbitro comunque fa riprendere l'azione con un possesso di palla a favore dei siracusani, in vantaggio di un gol. Sono andati via i primi 10 minuti di gara. Lazio 4, Albatro 5. Brancaforte scambia con Di Stefano. Eccolo Mattia Calvo, ripristinate le posizioni con Giannone che torna in posizione di terzino sinistro. Eccolo qui Giannone per Andrea Calvo, bella questa palla, ma c'è invasione di aria, quindi punizione per la Lazio. Ripartenza veloce, Giorgic cava il pallone a destra, lo riceve Giorgic, 5 pari. Nuova parità. Giannone. Difende la Lazio con Paolone e Di Marcello. Ferme blocchi, però arriva il gol di Giannone. E siamo 6-5. Sicuramente la partenza grintosa della squadra siciliana. Qui Corvino un po' spiazzato. Giorgic prova a riequilibrare la partita. C'è la parata di Vasquez. Giannone. Brancaforte. Giannone non aggancia. Bene per la Lazio. Bravo Mattia Calvo a intercettare questo pallone pericoloso. Giorgic, linea 9 metri, Di Marcello contro 2, Di Marcello 9 metri, qualche protesta timida dell'arbitro e voleva infrazione di passi. Menna, bella questa palla per Di Marcello e c'è tiro di rigore per la Lazio, cartellino giallo per il numero 11 Andrea Calvo. Sostituzione tra i due portieri dell'arbitro, entra Mincella. Giorgic contro Mincella, il cronometro si ferma a minuto 12-19 secondi. Giorgic per il 6 pari. Si attende il fischio dell'arbitro. E questa volta la parata di Mincella. Ha fatto meglio del suo collega. Ora rientra Vasquez.
mentre dall'altra parte seguiamo l'azione con Calvo. Brancaforte di Stefano. Calvo, Brancaforte di Stefano, suggerisce per il terzino Giannone. Ancora Giannone, linea 9 metri, cintorato da Giorgevic. 9 metri per l'Albatro. Calvo e Giannone, Brancaforte di Stefano, dovere. Intervenuto anche la Lazio, ha cambiato il portiere, è entrato dovere al posto di Corvino. E intanto l'arbitro con la mimica fa segno che bisogna pulire il campo. Riprendiamo un po' di fiato anche noi. 13 minuti e 13 secondi di questo primo tempo, Lazio 5, Albatro 6. La Lazio sempre a rincorrere, tranne in un'occasione, in un frangente, quando Giorgevic ha realizzato il rigore del 4-3. Poi partita sempre punto su punto, con l'arbitro avanti, la Lazio ad inseguire. Giannone, continui scambi di posizione con Calvo, che si fa intercettare questo pallone contro i piedi della Lazio. E la rete del nostro capitano Fabio Paolone, 6 pari. Vedete però l'arbitro come riprende velocemente il gioco. 2 minuti per Giorgevic, le proteste del pubblico laziale. La Lazio in inferiorità numerica. La squadra allenata da Langiano si fa però sorprendere troppo spesso da queste ripartenze veloci da ripresa del gioco dopo il gol. Pino Pranzoni pulisce il campo con il suo scopettone. Tiro di punizione per l'arbitro. Siamo 6 pari, il cronometro ormai è fermo da un po'. Segna 13 minuti e 43 secondi, siamo quasi a metà del primo tempo. Lazio 6, Albatro 6. 9 metri c'è Conigliano. Mattia Calvo, Brancaforte. 6-0 a difesa della Lazio. Giannone. Mattia Calvo, esce dai blocchi Paolone e poi la Lazio si va a sorprendere dall'ala destra di Stefano, che esce dal campo per favorire l'ingresso di Ragusa. Lazio ancora sotto, 7-6 di Sabatino, che nel frattempo è rientrato. Di Sabatino manovra, si vede Paolone, la finta di Paolone che toglie ancora il campo di Sabatino, spazio anche per tirare e la palla va fuori di un soffio. Solita partenza dell'arbitro, che inizia da destra e poi si sposta a sinistra come in questo caso con Calvo. Il pallonetto dice di no, dovere, bravo dovere a impedire un gol già fatto con il tiro in estensione di Andrea Calvo. Dall'altra parte c'è Paolone e poi di Sabatino, di Marcello, di Sabatino nel ruolo di centrale. Il solito momento di Pannelli che reclama la palla, di Marcello. Poi ha cercato la conclusione di Sabatino, intercettato, 9 metri, Pannelli, Di Marcello già pensa alla botta, Di Marcello la botta, la parata di Vasquez, Pannelli al limite, ancora Vasquez, doppia parata. E punizione per la Lazio. Vasquez sta dicendo di no alla Lazio in più di una circostanza. Chiama e riceve palla, riceve fallo Menna. Pannelli, ecco Di Marcello, di Sabatino per Menna, ancora fuori di un soffio. Questa palla non vuole entrare. E qui la grande risposta a quei doveri con la caviglia, attenzione, la ripartenza della Lazio con, peccato, con Di Marcello che non si è più ritrovato il pallone.
peccato. Ora l'arbitro, la nuova chance per andare a segno. 6 Lazio, 7 Albatro. Calvo, Giannone, ancora Mattia Calvo, Brancaforte. Andrea Calvo si accentra, Brancaforte. Ancora la terza parata consecutiva di Massimo Dovere. 16:30, riparte la Lazio con Giorgevic che rientra nei 2 minuti. Pannelli di Sabatino in estensione, 7 pari di Sabatino, nuova parità 7-7. Si continua a giocare punto su punto, la Lazio tiene e ora pensa magari a tornare in avanti, però prima deve soffrire perché c'è questo attacco di Brancaforte. Giannone si muove, si fa vedere, il numero 19 che pensa al tiro, viene fermato. Punizione per l'Albatro. 17:15 sul cronometro. Brancaforte, bisogna fermarlo, lo ferma a Dovere. Con la quarta parata consecutiva in gran forma Massimo Dovere, una colonna della pallamano italiana, 200 e più presenze in nazionale, fa ancora differenza in campo. Di Marcello, Menna, Di Marcello ancora, fa girare la palla la Lazio, il movimento di Paolone all'ala sinistra, poi Di Marcello, brutto l'errore di Mario Marcello, partenza dell'Albatro e questa volta Dovere non può far niente contro Andrea Calvo. C'è un uomo dell'Albatro a terra. Due minuti, è il giocatore dell'Albatro che protesta. 8-7 per la squadra siracusana. Minuto 18 del primo tempo, 12 la fine. I due minuti sono stati dati ad Andrea Calvo. Le proteste di tutto l'Albatro, anche il portiere Vasquez a protestare. Pino Branzoni lascia lo scopettone a uno dei giovani della Lazio. Qualche istante riprenderà il gioco, ancora proteste per i 2 minuti dai da Andrea Calvo che forse in maniera fortuita si è andato a scontrare, andato a commettere fallo. Giorgevic, 8-8, nuova parità. Un doppio appoggio, Giorgevic fa 8-8 e viene un po' che se ora è la volta buona. Intanto però l'attacco dell'Albatro, Pannelli, qui l'errore in attacco, Vasquez salva il possesso palla, rischioso qui il passaggio, Menna per intercettare la palla, da un pugno l'avversario. L'arbitro qui usa il buon senso, Menna chiede scusa, pugno fortuito, cercava Menna l'anticipo sul pallone, ha trovato invece la mandibola di Brancaforte. 19 minuti di questo primo tempo, Lazio 8 Albatro 8. Pogliana a pulire il campo, la Monica a pulire il campo, uno dei giovani della Lazio. 9 metri per l'Albatro, è uno schema, Giorgevic è uscito dai blocchi in maniera fallosa e quindi ancora 9 metri per l'Albatro. Giannone, risposta di Dovere e ora sì che la Lazio ha possibilità di tornare in avanti.
proprio con Djordjevic, Di Marcello, Menna, Di Marcello, eccolo Djordjevic che arriva, 1-2, dall'altra parte da Menna, Djordjevic si gira, ma c'è passi di Djordjevic. Prima però ha subito fallo e quindi 9 metri per la Lazio che rimane in attacco, 10 minuti alla fine. Lazio 8, Albatro 8. La Lazio vuole sfruttare questo momento di superiorità numerica. Pannelli. Scambio due parole con Djordjevic. Tra qualche istante riprenderà l'incontro. Terminate le operazioni di pulizia del parquet. È uno schema di Marcello. Djordjevic! E torniamo in vantaggio! Lazio 9! Albatrotto è sempre Dalibor Djordjevic! 9-8! Lazio per la seconda volta in vantaggio in questa partita. La capolista torna avanti, inquadrato Dalibor Djordjevic, il migliore in campo fino adesso. L'attacco dell'Albatro, Lazio che difende con grinta, Pannelli a dire di no. Ha detto di no in maniera troppo veemente, l'arbitro ha fischiato il fallo. L'errore, vedete la Lazio come aggredisce? Per l'arbitro è molto più difficile adesso giocare a palla a mano. Brancaforte. Qui trova un gran gol. Brancaforte. 9 pari. Non demordiamo però. Subito la Lazio in avanti. Djordjevic. Di Marcello la finta, attende il rivalone, eccolo il nostro capitano, lascia la palla a Menna, poi dall'altra parte c'è Djordjevic, attende Di Sabatino, riceve ancora i due che duettano, Djordjevic fa girare la palla a Lazio, Di Sabatino, Di Marcello, Paolone, Menna, si torna dall'altra parte però, era troppo in avanti Djordjevic, preso in controtempo, scorrono i minuti, 21:30, 8:30 alla fine del primo tempo, Lazio 9. Albatro 9, punteggio basso. È entrato anche Corsico che adesso riceve il pallone con il numero 2 dell'arbitro, eccolo Corsico aggredire Paolone, qui ancora il gol dopo una lunga azione di Brancaforte e l'arbitro torna in avanti. Menna, Djordjevic, pregare equilibrio, riesce a passare il pallone a Menna. Eccolo qui Menna. Djordjevic, gol! 10 pari. 10 pari. Ancora in doppio appoggio Djordjevic. Corsico. 22 minuti e 30 secondi. C'è il fischio dell'arbitro, time out, il primo time out dell'incontro è arrivato dopo 22 minuti e 31 secondi di gioco del primo tempo. Lazio 10, Albatro 10, una partita bellissima giocata punto su punto tra la Lazio che sogna il poker di vittorie su 4 partite, un inizio pazzesco della squadra bianco-celeste che ha ottenuto 3 vittorie nelle prime 3 partite, la prima in casa contro il Conversano, poi la doppia trasferta contro Palermo e Gaeta, 8 punti complessivi per gli uomini bianco-celesti che l'anno scorso hanno terminato il girone al 9° posto. Quest'anno gli obiettivi sono diametralmente opposti, si punta ai playoff di fronte
un albatro, Maitomo. Fermo a 3 punti in classifica, ma ricordiamo che l'albatro ha affrontato 2 squadroni come Fasano e Conversano. Un calendario sicuramente difficile, quindi non ingannino i soli 3 punti in classifica. L'albatro è una squadra di tutto rispetto e lo sta dimostrando. Ripreso il gioco, Corsico che sta prendendo per mano la squadra. Corsico ancora affrontato da Giorgevic, Brancaforte, ancora Giorgevic che cintura Corsico. 9 metri per l'arbitro, c'è un cambio intanto, entra con il numero 23 Russello, il primo ingresso in campo per il 23 siracusano. Russello sta alternando tutta la rosa a disposizione il coach Giuseppe Vinci. Andrea Calvo in possesso di palla, 7 alla fine di questo primo tempo, Lazio 10, Albatro 10. Calvo, i due Calvo duettano, poi a destra Brancaforte. Langiano chiama maggiore aggressività, Brancaforte, e trova lo specchio della porta Brancaforte. 11 a 10, torna in vantaggio la squadra siracusana, il pallonetto e la rete in tuffo di Angelo Pannelli, siamo 11 pari. Alla Lazio serve sempre lo schiaffo dell'albatro per rispondere, per svegliarsi. Ora però dipende per mano la partita, 11 pari. Soltanto in 2 circostanze in vantaggio la Lazio, però vantaggi episodici. Calvo affrontato da Paolone che lo cintura, attenti ad Andrea Calvo. Brancaforte con il piede, dovere, poteva partire il controllo di Sabatino, però non è d'accordo ancora Calvo che sta dappertutto, il numero 11 dell'albatro, e quindi rischioso qui il retropassaggio di Russello. Andrea Calvo, Brancaforte, il fallo di Pannelli che ha fermato in maniera fallosa di Stefano. Si va dall'altra parte, finta e controfinta, bravi Giorgic e Paolone a togliere lo specchio della porta. Ora la Lazio può partire il contropiede, le urla di Langiano. Menna, 12 a 11, Salvatore Menna, il vantaggio della Lazio, 5 dalla fine, che possa durare molto di più questo vantaggio adesso. 4 e 45 alla fine del primo tempo, Lazio 12, Albatro 11. I due Calvo ancora, Brancaforte con questo sottomano, dovere, con un brivido di Marcello. Menna, ora sì, un momento per la Lazio, vai Lazio, qui fermato sul più bello in maniera regolare, e qui occhio perché deve uscire, dovere che ha tentato a risperare di salvare questo gol, non c'è riuscito. 12 a 12. La Lazio qui si è fatta buggerare dall'arbitro. Oh, qui esce per infortunio Di Stefano, al suo posto rientra Ragusa. Quindi cambio tra le fila dell'arbitro. 4 alla fine. Si scambiano qualche consiglio giocatori a Lazio, soprattutto Paolone con dovere, ed è ripresa la partita. 4 alla fine dunque di Sabatino e Giorgevic, poi si va a sinistra da Paolone. Menna ci vuole pensare sulla Lazio, vuole sanare l'albatro di Marcello. Giorgevic
il movimento di Menna dietro per Giorgi, ci rischioso, ma con la finta Giorgi si libera e poi subisce fallo. 9 metri per la Lazio che vuole terminare questo primo tempo in vantaggio di Marcello. Giorgevic, finta e controfinta, ancora Giorgevic lì dove non batte il sole. 13-12, bravissimo Giorgevic. 13 Lazio, 12 Albatro. Prova a rispondere la squadra siracusana. Calvo. Ancora la conclusione di Mattia Calvo. Di Marcello a deviare la palla. L'arbitro che rimane in attacco però. Brancaforte. Andrea Calvo con il numero 11, Brancaforte, vedete Bolone come esce dai blocchi, aggredisce ora la Lazio, e qui l'errore, bene la Lazio, Paolone, pannello solo, eccolo Angelo Vasquez, non è finita di Sabatino in due tempi. Subisce fallo di Sabatino. Lazio vicina al doppio vantaggio. 9 metri però, non è finita per la squadra biancoceleste. Time out, fa segno l'arbitro. Sì, time out. Quando mancano 2 minuti e 15 secondi al termine del primo tempo. Langiano vuole studiare bene questi minuti, chiama a raccolta la squadra. Lazio dunque vantaggio 13-12. Langiano chiede maggiore aggressività alla squadra, soltanto Sprazzi, la Lazio è riuscita a mettere quell'aggressività, quell'agonismo utile per vincere le partite, tant'è vero che ogni qualvolta Lazio ha alzato il proprio baricentro, ha alzato l'asticella dell'agonismo, l'arbitro si è trovata in difficoltà. Questo è un segnale positivo perché vuol dire che la Lazio ha tutte le carte regola per portare a casa anche questa gara. Vediamo un po' cosa si inventano qui i giocatori della Lazio. Pannelli che lascia la palla a Giorgevic. Di Marcello già pensa alla botta. Vediamo un po' però lo schema, non parliamo troppo presto. Giorgevic di Sabatino, il movimento di Pannelli, di Marcello si fa vedere, eccolo, riceve la palla, poi lo scambio con Menna, di Marcello, forse spazio per tirare, infatti ci pensa, vede Pannelli che esce dal blocco difensivo, Menna! Finalmente! Ecco la Lazio, 14-12, doppio vantaggio per Biancocelesti, più 2, massimo vantaggio. E ora la Lazio ha messo sì la freccia, ha superato sulla corsia di sinistra l'arbitro e adesso prova a far mangiare la polvere agli avversari. 1:30 alla fine di questo primo tempo, vedete Paolone come attacca, poi arretra. Eccolo ancora il capitano che aggredisce e arriva il gol di Andrea Calvo. La Lazio però non ci sta, vuole terminare il primo tempo sul più 2 di Sabatino, mamma mia che giocata di Marcello. Però qui rischiamo il pareggio, ma no perché c'è dovere, che dici di no. Allora ancora possibilità per la Lazio, andare sul più 2 con Menna, la finta va a terra Menna, Ragusa lo mette giù, 9 metri, un minuto alla fine, anche meno. Serve lo scopettone. E Pino Pranzoni, dopo essersi riposato un po', torna in campo. Il direttore responsabile della Lazio Pallamano, inquadrato dalla nostra telecamera. Bene Pino Pranzoni, ha terminato la polizia qui a
ha tentato la conclusione in elevazione di Marcello, ha sbattuto la nuca, attenzione, attenzione perché di Marcello ha sbattuto la testa, la nuca per esattezza. Entra lo staff sanitario della Lazio, si muove Di Marcello, è già un segno positivo, queste sono botte delicate, pericolose. Curioso questo, questa mimica dell'arbitro quando fa, quando dà l'ordine ai inservienti di intervenire con lo scopettone, da casalinga quasi. 51 secondi a fine di questo primo tempo, ci permettiamo di scherzare anche perché Di Marcello sta bene. Di Marcello si rialza, bello il gesto di fair play anche dell'avversario dell'arbitro Conegliano, che ha chiesto a Di Marcello come stava, tutto ok. Si riprende a giocare dunque, 45 secondi alla fine di questo primo tempo, bisogna conservare questo punto di vantaggio, Lazio 14, Albatro 13, Paolone che aggredisce e poi ora Di Langelo che chiede subito al capitano di tornare indietro. La grande risposta ancora di Dovere su Calvo, bravo Massimo Dovere, si sta facendo trovare pronto. Sta avendo maggiore spazio in questa partita, lo sta meritando tutto. 8 secondi, 7, 6, Menna subisce fallo, 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, il tiro, tiro franco per la Lazio, quindi ancora non è finito il primo tempo. La Lazio batterà questa punizione e poi finirà il primo tempo, possibilità ghiotta per andare sul più 2, anche Dovere a parlare con i suoi compagni, Giorgevic, guardate il muro dell'arbitro, difficile trovare lo specchio della porta, ci prova Giorgevic, trova lo specchio ma trova anche la risposta di Vasquez. Finisce il primo tempo, Lazio 14, Albatro 13, a tra poco con la ripresa. La gara 14 a 13 per la Lazio, vi dicevo, in questo secondo tempo avremo proprio vicino alla nostra postazione la panchina biancoceleste, quindi sentiremo con più facilità le urle, i consigli di Pino Langiano. Intanto il match è iniziato da 8 secondi con l'arbitro che manovra da sinistra verso destra dei vostri teleschermi con la divisa completamente nera, Lazio 14, Albatro 13, 30 secondi di questo secondo tempo, la Lazio ancora non ha toccato palla, lo farà tra qualche istante perché fischiato un fallo, probabilmente un passivo alla squadra siciliana. Di Marcello, Giorgevic, ecco Di Marcello a sinistra, per un attimo ha toccato la sfera Menna, ecco ancora Salvatore Menna, scambiano i due nazionali, Menna, arriva Giorgevic a supporto, in doppio appoggio realizza il gol del 15 a 13, più 2 Lazio. Bene così, Giorgevic qui cintura Giannone, gli applausi della panchina laziale, Giannone, attento Dovere contro il piede laziale, Paolone, poi Di Sabatino, la risposta di Vasquez, vicino al più 3 la Lazio. Calvo, 1 minuto e 40, Lazio 15, Albatro 13, entrato con la maglia numero 25 Quattrocchi, il primo ingresso in campo di Quattrocchi che riceve il pallone.
Esce dai blocchi Paolone. Giorgic ad attaccare Quattrocchi. Ora ci pensa di Sabatino a fermarlo. Infatti si va dall'altra parte. Per un attimo Paolone va a chiudere con Menna e quindi fa girare la palla all'Albatro. Ancora con Quattrocchi. Calvo alza le braccia Giorgic. E alla fine commette fallo la squadra bianco-celeste. Ancora risposta di dovere. Toccato due volte dovere. 9 metri per l'Albatro. Quattrocchi, si incunia! E la palla in rete. Per un attimo dovere. Poi la palla è andata in rete. Un punto soltanto di vantaggio per la Lazio. Menna, 1-2 con Giorgic, la rete di Menna. Un gol strepitoso, quello di Salvatore Menna. Lazio 16, Albatro 14. Non mollare, dice Langiano alla sua squadra. Paolone e poi il fallo di Giorgic, 9 metri per l'Albatro. Discutono Giorgic e Menna. Brancaforte. E la rete di Andrea Calvo, 16-15 per la Lazio. Di Marcello, Menna, Paolone, ancora Menna, si fa vedere i pannelli. E poi la grande rete realizzata da Giorgic, bravissimo Dalibor, 17-15. Di Stefano, Brancaforte, ci prova l'Albatro adesso a ritornare a meno uno. Attenta difesa biancoceleste, concentrazione al 100%. Commette ancora un fallo Giorgic. Quattrocchi stabilmente in campo in questo secondo tempo. Calvo e 2 minuti per Paolone. Due minuti per Fabio Paolone che protesta il fallo del capitano. Ancora al corpo a destra di Paolone verso la panchina. Era di chiacchierare un po' troppo. Ora l'Albatro in avanti. 5 minuti e 25 secondi. Lazio 17, Albatro 15. Lazio in inferiorità numerica. Fallo qui di Pannelli. Ancora 9 metri per l'Albatro. Brancaforte. Giorgic qui bene. E poi la grande parata di dovere. Bravissimo Massimo a dire ancora di no. Di Marcello. Di Marcello fa girare la palla. Menna, ancora il numero 5 della Lazio. Menna ancora, riceve palla da Pannelli che commette passi. Salvatore Menna, 6-20. È rientrato intanto il numero 11, il più pericoloso dell'Albatro, Andrea Calvo.
attento dovere. Djordjevic, Menna, Di Sabatino, Pannelli, il fallo di Pannelli. E c'è giallo per il mister dell'arbitro Vinci per proteste. Rimane a terra Pannelli, rimane a terra anche un giocatore dell'arbitro. Sei minuti e 44 secondi. Si rialza Ragusa. Ancora a terra Pannelli, mentre la Lazio ne approfitta per darsi qualche consiglio. È pronto a entrare Simone Langiano. Esce Pannelli. Paolone intanto Conte secondi, tra un po' potrà tornare in campo. Lazio sempre con 5 uomini di movimento. Ricordiamo il punteggio, Lazio 17, arbitro 15. 6 minuti e 44 secondi della ripresa. Di Stefano. Calvo. Quattrocchi, ancora Calvo. Alza le braccia Menna. Djordjevic, attenzione che questo è passato. Menna però in maniera irregolare e ci sarà tiro di rigore per l'arbitro. Per la Lazio in tre giunta l'eroe di Palermo. A Palermo giunta però un tiro di rigore nella serie decisiva. Per meno su la Lazio, quell'occasione è riuscita a portare a casa 2 punti. Adesso vediamo un po' Giunta come se la cava contro Mattia Calvo. 7 minuti e 8 secondi. Segna Mattia Calvo. L'arbitro si riporta a un gol di svantaggio. Pronto a rientrare Paolone, intanto il dovere si riappropria dei pali. Di Marcello, Menna, Di Marcello, ecco Paolone, parità numerica in campo. Di Marcello, in tuffo per la rete del 17-15, riceve anche un colpo alla spalla il giocatore della nazionale. 18 Lazio 16. Albatro, la squadra bianco-celeste conserva sempre i 2 gol di vantaggio e scorrono i secondi a vantaggio della Lazio. Djordjevic fa blocco, Calvo, occhio a sinistra, il tiro in estensione parato da dovere e riparte la Lazio veloce con Simone Langiano. Poi Djordjevic si allarga, Djordjevic va tutto da solo in 2 tempi. La parata di Vasquez, si era allargato di Sabatino. Giallo per Pino Langiano che chiacchiera troppo in panchina, quindi ha usato lo stesso retrogiudizio. In precedenza aveva ammonito Vinci l'arbitro Vincenzo Chiarello. Sono Chiarello e Pagaria gli arbitri della gara. 8:40. L'errore quindi si impegno. La Lazio ha una buona opportunità per ripartire. Il gioco però si ferma ancora per pulire il campo. Vediamo un po'. La Lazio continua a giocare, però in realtà il gioco è fermo. Un po', c'è un po' di confusione. Infatti sì.
Ecco, arriva il magico scopettone in campo. Qualche secondo di riposo dunque per le due squadre in campo. Lazio 18, Albatro 16, 8 minuti e 53 secondi del secondo tempo. Lazio aveva terminato il primo con un gol di vantaggio, 14-13, adesso ne ha due. Siamo 18-16. Buona presenza di pubblico intanto tra gli spalti. Saremo intorno alle 100 unità. Menna. Un saluto anche a chi ci ascolta in streaming sul profilo Facebook di Play Sport. Tutte le partite da Lazio pallamano in diretta sul profilo Facebook di Play Sport e poi in TV sul canale 71 del digitale terrestre. Due minuti anche per Di Marcello intanto, quindi a Lazio che torna in inferiorità numerica, bisogna stare attenti all'aspetto disciplinare. Mazzini con lo scopettone, ancora gioco fermo il giovane Mazzini, mancava soltanto lui. ...9:38... ...20 minuti di sofferenza ancora per la Lazio. Brancaforte, chiaramente 20 minuti di speranza per l'Albatro. Credo ci sia problemi con il cronometro. 2 secondi avanti, dice l'arbitro al cronometrista, quindi io leggo 9:39, bisogna andare a 9:41. Eccoci qua, a posto. Può riprendere il gioco. Chiaramente il cronometro degli arbitri deve andare di pari passo al cronometro del maxi schermo, del tabellone. E qui arriva il gol dell'Albatro, 18-17, mano in volto per Fabio Paolone che si accorge di aver regalato un gol agli avversari. Paolone cerca di riscattarsi. Simone Langiano, la vecchia guardia della Lazio che manovra. Paolone e Langiano. Poi Giorgic, cinturato, Menna non benissimo, perde qualche metro. Paolone di Sabatino. Ancora il capitano per il vice capitano Simone Langiano, che conquista un tiro di rigore. Infatti stava tirando Langiano, tiro di rigore ineccepibile. Nei 7 metri va Salvatore Menna, c'è anche Paolone. Paolone a Menna, Paolone lascia il compito a Salvatore Menna. 10 minuti e 40 del secondo tempo, Lazio 18, Albatro 17. E Menna contro Micella, la traversa di Menna, peccato perché ora l'Albatro ha la possibilità di pareggiare. Dice di no Dovere, attende qualche secondo e poi serve Giorgevic. Paolone che chiede palla, duettano invece Giorgevic e Sabatino. Rientra sul perché Ragusa per l'Albatro. Paolone, Langiano dice ai suoi di giocare orizzontalmente. Giorgic strattonato da Ragusa. Il gioco però ancora fermo. Bisogna pulire il campo intanto. Pino Langiano chiacchiera con Salvatore Menna, un po' di indicazioni tattiche. Di Marcello intanto già pensa alla botta. 11 minuti e 19 secondi del secondo tempo. Di Marcello già in posizione in doppio appoggio quasi. Eccolo Di Marcello, riceve la palla, lo scambio con Giorgic. Menna non trattiene la palla, però prima c'è un fallo su Giorgic. Ancora si ripropone l'azione, che stavolta tra Paolone e Giorgic.
Palla per il numero 13, Serbo, lotta con il fisico e ottiene ancora una punizione da 9 metri. Bene la Lazio che fa scorrere il cronometro. Di Marcello ha spazio per tirare, l'ennesimo fallo. Ancora trattenuto Giorgic, non si gioca più. 12-10 e la rete di Giorgic, una bomba sotto l'incrocio dei pali, più due ancora per la Lazio. La risposta immediata di Biancaforte. Si gioca sempre punto su punto, la Lazio avanti di più due, di più uno. Di Marcello, pallone, il capitano in tuffo, fa 20-18. In velocità l'arbitro dei 9 metri di Sabatino, anzi era Longiano a disturbare l'avversario, poi Biancaforte esce dai blocchi, pallone. Contro, Longiano commette fallo su Biancaforte. Lazio 20, Albatro 18. La Lazio ha il miglior attacco del girone con 100 gol subiti, scusate, con 100 gol fatti, 120 il computo totale fino a questo istante. Il punto debole della Lazio invece è la difesa, prima di questa partita 92 gol subiti, peggio ha fatto soltanto il Gaeta con 95, mentre l'Albatro non ha mai subito più di 29 gol a partita. 20-19 intanto il risultato, 21-19 Giorgic. La Lazio ha sempre segnato dai 32 gol in su, 32, 33, 35, mentre l'Albatro ha subito 24 gol dal Benevento, 29 dal Conversano, scusate, 29 dal Fasano e 28 dal Conversano, quindi partite sempre molto tirate quelle dell'Albatro, e anche oggi è così. Anche quella Lazio lo stesso, sempre risolte negli ultimi minuti, addirittura come quella contro il Palermo, tiri di rigore. 9 metri per l'Albatro, Biancaforte, bravo, dovere, invasione di area, punizione per la Lazio. Siamo a metà del secondo tempo, tre quarti di partita, Lazio 21, Albatro 19. Pallone, siamo da Menna, la Lazio gioca sulla linea dei 9 metri, quella tratteggiata qui rischioso, Paolone sbaglia il passaggio, molto errore del nostro capitano, riparte l'arbitro in contropiede, il gol di Biancaforte, 21-20. Esce di Sabatino, entra la Monica con la maglia numero 19, Menna. Menne e Paolone, si riparte da Di Marcello, Paolone spazio, Menna prova il tiro, in doppio appoggio e la rete del 22-20, più due per la Lazio. Più due per la Lazio. Dall'altra parte annullato il gol di Stefano. Anzi no, scusate, gol valido, 22-21. Menna, Longiano, ancora Salvatore Menna, uno contro uno con Calvo, fermato in maniera irregolare. Paolone, Longiano, qua Di Marcello, chiama
Giorgevic trattenuto a lungo. Punizione per la Lazio, che deve difendere questo gol di vantaggio e magari tornare sul più 2. Ora una ghiotta occasione per gli uomini di Giuseppe Langiano. Di Marcello, il movimento di Giorgevic, poi fa tutto di Marcello, finta e controfinta tra Di Marcello e Giorgevic, grande azione, 23-21, 16-45, due gol di vantaggio per la Lazio. Chiama la difesa stretta Langiano, Quattrocchi, Brancaforte va dall'ala, ancora Brancaforte, si torna da Quattrocchi, poi dall'altra parte a sinistra, grande intercetto di La Monica che fa sentire la presenza, poi ancora La Monica ad aggredire, va giù La Monica, tutto regolare, Giorgic cintura l'avversario, 9 metri per l'Albatro. Brancaforte vince un contrasto e poi realizza la rete, il 23-22. Proteste contro l'arbitro, due minuti a Pino Langiano che continua a protestare. 17 minuti e 33 secondi, Lazio 23, Albatro 22. Continua a protestare Langiano, l'arbitro si spiega con lui. Intanto si può tornare a giocare, nel frattempo anche operazioni di polizia. È pronto Giorgic per la ripresa del gioco. Intanto la Lazio in inferiorità numerica, è uscito un giocatore della Lazio per 2 minuti. Paolone, Giorgevic, Di Marcello fermato. La Monica, il giocatore sospeso per un paio di minuti. Giorgi c'è la lotta, la risposta di Mincella, però ci sono i non i 2 minuti, ma soltanto il tiro di rigore per la Lazio. La panchina voleva anche i 2 minuti. Giorgi vince le 7 metri. Giorgic contro Mincella, la finta e la rete di Giorgic. La Lazio torna a più 2 sull'Albatro, 24 Lazio, 22 Albatro, 18-45, 11 minuti e spicci alla fine della partita. Occhio in estensione qui, la conclusione di Di Stefano che poi si fa male. Si blocca ancora il cronometro, 18-51. L'arbitro chiama lo staff sanitario in campo. Si è infortunato Di Stefano sulla caduta. Si è fatto male da solo, mi sembra, sulla caduta dopo la conclusione in estensione. Langiano approfitta per un time out supplementare. Indicazioni soprattutto al capitano Fabio Paolone. A Di Stefano purtroppo nella caduta gli è uscita la spalla, infatti lo staff medico sta cercando di rimetterla a posto. Un infortunio molto molto doloroso. Langiano nel frattempo ne approfitta per ordinare
la squadra sia mentalmente che tatticamente. Si fa sentire la stanchezza. La Lazio riposerà al prossimo turno, poi tornerà in campo sempre qui al Palagems il prossimo 26 ottobre alle ore 18 contro il Fondi, quindi il secondo derby stagionale dopo quello vinto a Pontinia contro il Gaeta, e sarà proprio il Gaeta l'avversario dell'Albatro nella quinta giornata di campionato. Si può riprendere a giocare, terminate le cure al giocatore che è fuori adesso, sostituito da un compagno, Langiano, Paolone, Giorgic, Menna, mamma mia che botta, traversa di Salvatore Menna, una botta micidiale, trova ancora la traversa, 10 alla fine, Lazio 24, Albatro 22, Quattrocchi di Sabatino in campo per la Lazio, mamma mia, fallo guadagnato da Simone Langiano, Lazio in campo con dovere di Marcello Paolone, Giorgic di Sabatino, Menna e Simone Langiano. Ecco Paolo Simone. Paolone! Creazione della Lazio! Si capiscono al volo Paolone e Langiano. Il capitano realizza il gol del 25 a 22 più 3, il massimo vantaggio della Lazio. E ora c'è time out. 20 e 14. Gli applausi di Pino Langiano che si ingratola con la squadra, mentre dall'altra parte Vinci si arrabbia con i suoi. Le urla del tecnico Vinci, tanto c'è anche tanta aggressività, anche eccessiva aggressività e tensione tra le file dell'arbitro, anche un gestaccio alla nostra telecamera abbiamo visto. Carica a mille invece la Lazio, è tutto pronto per la ripresa del gioco. Giannone, Paolone che va a bloccare l'altro numero 8 della partita, e poi la cintura di Giorgic, applaude Langiano soddisfatto dopo tanta sofferenza. Lazio uscita fuori, ora recupera un ottimo pallone con Giorgic, però c'è un fallo visto dall'arbitro, quindi l'arbitro ancora in attacco. La conclusione di Brancaforte, ripartenza della Lazio con Simone Langiano in estensione, risposta di Vasquez, Giorgic la finta sul numero 14 e poi il palo, la finta su Conigliano, il palo della Lazio che però si conferma in avanti. Giorgi ci ha trattenuto, poi la rete in qualche modo, ha trovato l'angolo, l'unico angolo disponibile, Menna, più 4 Lazio, la Lazio se ne va 26 a 22 sull'arbitro, adesso surplus di forze indiavolata la squadra di Pino Langiano. Paolone ad inseguire tutto e tutti, ancora Fabio a contrastare gli uomini siracusani, Brancaforte,
di Sabatino che controlla l'ala e poi dall'altra parte Brancaforte, dovere con il piede destro contro me laziale. Giorgic però preferisce aspettare, vuole ragionare ora la Lazio che è sul più 4. Menna, Langiano, attacco sulla sinistra, si va al centro da Di Sabatino, Cintorato, vede Paolone, rischioso il passaggio, ma Paolone si va a fare il fallo, subisce fallo Paolone, quindi possesso ancora per la Lazio, punizione 9 metri. Giorgio ce l'ha finta, mamma mia, ha sorpreso anche noi, e poi il tiro di Menna, la palla sul palo. Quante occasioni per la Lazio, quanti schemi preparati in settimana per la squadra di Pino Langiano, che ora subisce la rete del 26-24. 23 minuti sul cronometro, 7 alla fine, più 2 Lazio. Paolone, Menna, Paolone, 27-24, la rete del capitano Paolone. Ancora 3 gol di vantaggio per la Lazio. Ragusa affrontato da Langiano. Brancaforte, Giannone, prova Calvo, il rimpallo. Il fischio dell'arbitro, possesso palla per la Lazio. Langiano, Langiano e Menna, fallo, palla riconquistata, chiede la distanza per Brancaforte, momenti di grande tensione, poi la James di Tor di Quinto. Brancaforte riceve la palla, Giannone, 5 minuti e mezzo alla fine, Giorgevic, 2 minuti a Paolone, 2 minuti a Paolone. Lazio ancora in inferiorità numerica, 9 metri per l'Albatro. 2 minuti quindi a Fabio Paolone, la Lazio difende con un uomo in meno, fa girare la palla, c'è un fischio, attenzione, non può, cosa succede, time out. Time out dunque, 24 minuti e 41 secondi. Sul tabellone il punteggio è 27-23. Langiano chiede alla sua squadra l'ultimo sforzo di non dare peso alle decisioni arbitrali quando contrari, come l'ultima che ha visto i 2 minuti a Paolone. ...27-23 il punteggio per la Lazio che è sul più 4. Giannone, Brancaforte, attenzione qui all'ala, Ragusa, bene il dovere in uscita, rimessa laterale per l'arbitro. Si ripete la rimessa laterale. Giannone, Brancaforte, Giannone,
Francaforte, Paolone in due tempi, salva un gol già fatto, uno dei migliori in campo, massimo dovere, l'ennesima parata della sua partita. Tanto vi confermo il risultato 27 Lazio 23 Arbatro, quindi in precedenza evidentemente c'è stato un gol annullato all'arbatro. Quindi diamo per buono quello che ci dice il tabellone, anche perché gli arbitri pure hanno controllato in precedenza, non hanno detto nulla, quindi confidiamo che il risultato esatto sia appunto quello di Lazio 27 Arbatro 23. 9 metri per la squadra biancoceleste, 4 punti di vantaggio da difendere in 4 minuti. Sempre un uomo in meno la Lazio, ma Djordjevic è una furia, più 5 Lazio in 2 minuti dati a Menna, a Di Marcello scusate, pochi istanti fa. 28 a 23, più 5 Lazio, massimo vantaggio, e la Lazio sta portando a casa la partita, sta rafforzando il primato in questo girone C. Francaforte ha affrontato Langiano, dovere ancora, il fallo però, tiro di rigore per l'arbitro. Paolone, ennesimo fallo della partita, è rientrato dei 2 minuti, adesso deve riuscire, anzi no, vediamo un po'. Non sono stati dati 2 minuti a Paolone, no. E c'è cambio in porta, Corvino, tre pali, Corvino contro Francaforte. La rete di Francaforte. 4 gol di vantaggio per la Lazio. Rientra a dovere al posto di Corvino. Intanto è già ripreso il gioco. Djordjevic, gol! Il gol di Djordjevic, più 5 Lazio. La Lazio torna in parità numerica, anzi no, addirittura in superiorità numerica, perché l'arbitro è in 5 uomini in campo di movimento, quindi superiorità numerica per la Lazio, che ne vuole approfittare per chiudere definitivamente la partita. 5 gol da difendere, 3 minuti ancora di gioco. Menna, Di Marcello, che male però, contropiede arbitro, Francaforte, ancora Paolone, ancora dovere superstar, 2 e mezzo alla fine. Lazio in 7 contro 6 in campo. Corsico rimessa laterale. Operazioni di pulizia del campo. Lazio 29, Arbatro 24. Mancano 2 minuti e 24 secondi alla fine della partita. Lazio vicinissima al quarto successo su 4 partite. Questo girone C, sulle prime 4 partite. Corsico, Giannone, ancora Corsico, in tutti i modi l'arbitro cerca di evitare la terza sconfitta consecutiva, ma a dovere dice ancora di no. Una spinta su Di Sabatino, 120 secondi alla fine, più 5 per la Lazio, è fatta, contro ogni scaramanzia, e vediamo un po' se la Lazio sarà la prima squadra a segnare più di 29 gol all'arbitro. Intanto però time out, 1 minuto e 45 secondi alla fine, già si abbracciano i giocatori della Lazio, prima Sereno con Djordjevic che scherza con Pino Langiano. Time out serve a Langiano soltanto per far mantenere la concentrazione dei suoi. L'urlo dei giocatori, non molliamo mai, neanche quando si sta 5 punti sopra e mancano 100 secondi alla fine. Sono questi i momenti più delicati, non è facile perdere la bussola. La Lazio però al possesso palla. Mattaglio!
sembra tutto facile. Per gli uomini di Langiano entra anche Matteo Fatale, uno degli under 20, c'è spazio anche per lui. La finta di Di Marcello, manda il bar Corsico e poi Menna. Langiano, il pallonetto di Simone Langiano, palla che colpisce la parte alta della traversa. Giorgevic, neanche le briciole all'albatro. Di Marcello, Fatale in tuffo e c'è gloria anche per Matteo Fatale, l'applauso di tutta la panchina della Lazio che gioisce per il gol del suo under 20. Intanto però si fa male anche il portiere Vasquez, 30-24, e per la prima volta l'arbitro subisce 30 gol in una partita, segnando Fatale, più 6 Lazio. Lazio che al contrario si appresta a vivere la sua migliore giornata dal punto di vista difensivo, soltanto al momento 24 gol subiti. Nella miglior partita la Lazio ha subito 29 gol dal Conversano, sempre qui al Palagems. Fuori casa invece è andato sempre oltre il muro dei 30 gol. Gesto d'intesa tra Pino Langiano e il pubblico che deve un saluto da parte di Langiano, che ha risposto prontamente. Il gioco era ancora fermo per l'infortunio al portiere dell'arbitro Mincella. Vasquez si rialza, non Mincella ma Vasquez. Il pubblico acclama anche Francesco Cinci. Chissà se Langiano regalerà qualche secondo anche a Cinci, classe 61. Sì. Vasquez ha lasciato i pali a Mincella. Vasquez, un infortunio alla caviglia. 1 minuto e 15 secondi. Alla fine 30 Lazio, 24 Albatro. Brancaforte. Lazio dunque arriva a quota 11 in classifica, 4 vittorie su 4, soltanto un punto perso a Palermo, trasferta nella quale la Lazio ha avuto la meglio soltanto ai tiri di rigore, per il resto percorso netto. L'arbitro invece rimane a quota 3, vittoria al debutto contro il Benevento e poi terza sconfitta consecutiva oggi contro la Lazio. Calendario difficile per l'arbitro che ha affrontato in serie Fasano, Conversano e Lazio. Intanto è arrivata doppietta di Matteo Fatale. Matteo Fatale è entrato e ha fatto 2 gol. Bravo Matteo, under 20, 31-25 per la Lazio. Sempre più 6 dunque per la squadra bianco-celeste. 10 secondi alla fine, è fatta. La Lazio vince contro l'arbitro che si conferma al primo posto in classifica. Le aquile volano in questo girone C, avranno una settimana di riposo e poi torneranno in campo il 26 ottobre contro il Fondi. La Lazio vince 31-25 contro l'arbitro e noi vi diamo il buon proseguimento. Ciao a tutti!